Eccoci. Allora, Maurizio, tu sei direttore della sezione teatro del Vittorio Emanuele. Sezione prosa. Sezione prosa. Che responsabilità comporta, insomma, un ruolo così, insomma, importante per un grande teatro come il nostro? Sì. Da un lato, una direzione artistica comporta una responsabilità molto precisa. Qua parliamo della direzione di un teatro pubblico, quindi a mio parere va distinta da un ruolo così delicato, dirigenziale, in un teatro privato. La gestione del teatro pubblico deve affrontare dei problemi di divulgazione, di didattica quasi, è pedagogico un teatro pubblico, deve soprattutto poi, se affronta il problema della cultura, quindi nello specifico teatrale, in una comunità del Mezzogiorno, e quindi in una comunità depressa culturalmente ed economicamente come Messina. Quindi c'è tutta una serie di problematiche collegate alla direzione di un settore culturale, direi, in genere, in uno spazio pubblico delle nostre città. E questo da un lato. Dall'altra parte porta anche collegata la responsabilità di aderenza al territorio, perché questo tipo di strutture è molto spesso scisso un po' dal territorio, non è parte integrante del territorio, viene gestito a usufruizione di una elite minoritaria, a una piccola oligarchia di potenti, di solito, che si riferiscono sempre alla gestione, proprio alla centralità proprio urbanistica di queste città, no? E la usufruizione dello spazio come il Teatro Vittorio Emanuele è destinata, è limitata spesso, teatri come questo, al centro cittadino e quindi all'elite della città cosiddetta. Invece in realtà il teatro, nella fattispecie Vittorio Emanuele, ma tutti i teatri pubblici appartengono alla comunità, quindi appartengono all'intero territorio e vanno e devono diventare parte integrante del territorio. Quindi questo è la direzione artistica, significa proprio questo, cercare di dare un'impronta che segua una direzione. Il significato delle parole del mio mestiere è importante. Tu hai partecipato a due lavori importanti, uno in cinema e uno in TV. Il Gioiellino di Andrea Moraioli, ispirato alle vicende del crack Parmalat, e Le ragazze dello swing, prodotto da Luca Barbareschi, regia di Maurizio Zaccaro, dedicato alla storia del Trio Lescano. Che esperienze sono state? Guarda, Gioiellino è l'ultimo film di cinema che ho fatto. Sì. Purtroppo c'è molti attori che in questo momento rappresento in questa intervista, non frequentiamo tanto l'ambiente del cinema destinato alle sale, nel senso facciamo pochi film, perché in Italia l'industria del cinema è bloccata. I film che giriamo sono poco distribuiti. Il Gioiellino è andato abbastanza bene, era un film molto buono, un vero gioiellino, che descriveva un problema civile della nostra gestione nazionale, tra l'altro che si riflette con le realtà economiche del momento, tutto questo parlare dell'economia italiana, mondiale, eccetera, i crack, eccetera, quello parlava il Gioiellino di Andrea Molaioli, quello della ragazza del lago, è proprio un film che parla del crack Parmalat, eccetera. Quindi quello è molto interessante e ci piacerebbe, parlo a nome di tutti gli attori di teatro, per esempio, o di televisione, molti autori cinematografici devono agire in televisione, cioè non riescono più a produrre opere per il cinema, perché il cinema, ripeto, il cinema italiano era una grande industria, il prodotto italiano più diffuso nel mondo non sono le scarpe o i vestiti, ma è il commissario Montalbano, quindi il prodotto dell'audiovisivo italiano, è totalmente italiano tra l'altro. Il commissario Montalbano è il prodotto che si vende di più all'estero e il cinema italiano come industria è bloccato. Allora veniamo alla TV.
per esempio al trio Lescano, quindi al ragazzo dello swing. Uno degli autori di cinema passati in televisione per poter lavorare sostanzialmente, poter produrre le proprie cose, è Maurizio Zaccaro, il regista del ragazzo dello swing, dedicato al trio Lescano. Io ho fatto 3 film, è il mio regista di riferimento, se vogliamo, della mia carriera ultima, degli ultimi anni, perché lui, bontà sua, mi ha fatto fare, a parte il legame personale che ormai ci lega, cioè, mi ha fatto fare 3 protagonisti importanti. Io ho fatto con lui Il bambino della domenica, e sempre film TV, sempre Rai 1, Il bambino della domenica, Lo smemorato di Collegno e per ultimo Le ragazze dello swing. Le ragazze dello swing ha vinto il premio al festival più importante del mondo, della televisione mondiale, che è il festival di Monte Carlo, e Le ragazze dello swing ha vinto il premio come miglior film televisivo dell'anno. In Italia nessuno lo ha detto, il film televisivo più bello del mondo. Lo stesso premio ha vinto Le ragazze dello swing con il festival di Shanghai, sempre nel mese di giugno scorso. Anche questo non è stato pubblicizzato. Le 3 protagoniste hanno vinto il premio come migliori attrici per quello che valgono i premi, però qua stiamo parlando premi di caratura mondiale. Molto poco diffusa la notizia, tranne la falsa notizia che fosse una produzione di Barbareschi. In realtà Le ragazze dello swing è prodotto dalla Casanova Film, che aveva 3 soci, tra cui Barbareschi. Barbareschi l'ho visto molto poco, poi lui di solito viene alle produzioni nei film, ma in realtà i produttori che seguivano erano altri 2. Luca, da quel abile politico che è, ha preso il merito. Il merito è in primis della Rai, che non si capisce come mai non si fa vanto di questi grandi successi che ha e che continua ad avere. La Rai non li diffonde, spero che non sia una strategia. E l'altra è che i soci di Luca, io li ho visti molto più di lui, la Susanna Bolchi eccetera, che erano i grandi manager che gestivano di fatto le produzioni. E questa è una cosa, questa è un'altra sfaccettatura che faremo in un'altra intervista quando vorrai, sulla strana gestione della cosa pubblica italiana, con degli appalti dati dall'ente di Stato a delle società private che gestiscono delle produzioni che in realtà sono dell'ente di Stato. Dunque, prima di concludere, volevo chiederti, tu fai teatro, ricordiamo, dal 1977. Sì. In questi 34 anni di carriera, quali credi che siano i tuoi lavori più significativi sul palcoscenico, che tu ritieni proprio l'esperienza, insomma, della tua carriera? Questa è una domanda terribile. L'ultimo sicuramente è il più significativo. Lavori in corso di Claudio Fava, regia di Bruschetta, che ci ha dato grandi soddisfazioni. È uno spettacolo di teatro civile che riesce a essere sia documentativo per il pubblico che comico, divertente. Si parla di problemi serissimi, nella fattispecie il ponte sullo stretto e tutto il malcostume culturale che c'è dietro questi falsi eventi, cioè la falsa costruzione di un ponte che unisca le 2 sponde, è un falso problema, non lo faranno mai, vi avviso, non so se qualcuno ci sta sentendo, ma vi avviso, nessuno farà mai il ponte sullo stretto. Però c'è questa falsa notizia che crea un giro di denaro colossale, colossale. Mi ha colpito qualche giorno fa che c'è un ufficio per la gestione delle auto blu che costa 1 milione di euro l'anno. Questo mi ha colpito moltissimo, perché si potrebbe gestire le auto blu con 50.000 euro l'anno, no? La gestione, quindi coloro che organizzano. Vabbè, questo 1 milione di euro in realtà prestato al ponte sullo stretto è al mese, cioè ogni mese l'ente ponte costa all'incirca 1 milione, in difetto, 1 milione di euro. Quindi noi abbiamo parlato di lavori in corso e lo faremo ancora fino a maggio, di nuovo a Roma e poi in tournée, Bologna, Cagliari e Campobasso, adesso non mi ricordo. Ti ringrazio infine, ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri, oltre al teatro naturalmente.
In questo momento ho teatro, molto teatro. Spero di riuscire a realizzare due grossi progetti. Uno per Scala d'Anzia, non lo voglio ancora dire. Uno sicuramente con Antonio Calenda, con cui spero di ritornare a lavorare. Spero di riuscire a rifare, come abbiamo in progetto, tra il 2012 e il 2013, Ultimo Giorno, che è uno spettacolo a cui tengo molto, di un testo di Dario Tomasello con Maria Serrao, il sottoscritto, Angelo Campolo e Orazio Corsaro, regia di Tonino Calenda, sempre teatro. E poi ho fatto anche una cosa ultimamente che mi è piaciuta molto. Gli ultimi mi piacciono moltissimo, più di tutti, io vivo con l'ultima cosa, poi il resto sono grandi cose a cui ho partecipato, però ne ricordo tanti, grandi spettacoli, belli spettacoli soprattutto, e ho fatto un'impresa difficile di Hanok Levin a Roma per una sera, un testo bellissimo, speriamo di poterlo rifare. Poi ho due grossi progetti sempre con Calenda e speriamo che vadano in porto. Ti ringrazio. Ah, facciamo l'ufficio, eh? Ecco, esatto, mi ero dimenticato che ad aprile noi faremo, prodotto dal Teatro di Messina, regia di Bruschetta, in parte con la stessa formazione che tanto successo ha avuto con Lavori in Corso, un testo di Ciarrapico e Torre, che sono gli autori di Boris, la serie televisiva di grande successo. Sì, dove c'è anche Ninni Bruschetta che esatto, fa Tucci, il fotografo. Con gli autori di Boris facciamo un testo che si chiama L'Ufficio, regia di Ninni Bruschetta, con me, Antonio Alveario, Giampiero Cicciò, e vedremo, insomma. Grazie. Grazie a te. Grazie.